avrebbe dovuto proteggermi, così come mi ha protetto il governo centrale di Roma dandomi la Bacchelli. Io sono nato da un miracolo di amore, non sono nato facendo l'amore. La creatività è un dono di Dio o della natura che praticamente è insito, innato nell'uomo, per fortuna, e non solo nell'uomo, La creatività è una cosa della natura. Gavino Ledda, l'ex pastore analfabeta diventato scrittore glottologo, è l'autore del capolavoro Padre Padrone, un libro che quest'anno compie 40 anni. Gavino Ledda presenterà il suo ultimo inedito, scritto in due lingue, in sardo e in italiano, al Salone del Libro di Torino il 18 maggio 2015. Titolo in sardo: Sul sonno sonnile de sutto tiessu. In italiano, Il sonno, sogno sognile del tuttiverso. A Torino, Ledda annuncerà che la casa paterna, quella del Padre Padrone, sarà acquistata da un'associazione culturale formata da lui stesso e dai suoi amici e lettori per farne una scuola. Come ci ha anticipato in questa intervista per la lettura del Corriere della Sera, nella sua casa di Siligo, in Sardegna, 3 mesi fa. Gavino Ledda parla di sé e della sua ricerca linguistica per creare la parola nuova letteraria. E lo fa riuscendo ancora una volta a stupire, paragonando la lingua alla fisica e le parti del discorso, che non sono soltanto 9, dice lui, ma infinite, alle particelle subatomiche, ai quanti. Dopo che ho finito Padre Padrone, con entusiasmo di un'aquila, praticamente, il volo di un'aquila, sono rimasto deluso, diciamo, non tanto dalla lingua italiana, quanto dalla lingua in sé, e quindi perché tutte le persone, i personaggi, le pecore, i cavalli, i buoi, gli amici, il latte, la pioggia, che ho scritto in Padre Padrone, che ho rappresentato in Padre Padrone, mi sono reso conto che erano molto più belle quando le avevo viste a Bad Vrustan. Quindi di chi era la colpa? Era mia o era... mia non di certo, perché la testa ce l'avevo come a Bad Vrustan. Quindi sicuramente alla fine ho dovuto induire e quindi dedurre che la causa andava cercata altrove, e quindi andava cercata nel codice che avevo usato. Ho promesso a me stesso di non scrivere più niente finché non troverò una parola che praticamente che sia magnetica, e quindi che sia elettromagnetica, e quindi che sia il soffio della parola, dei polmoni e del cervello del narratore. Io da allora ho scritto questo travaglio, questa delusione e questo schiaffo che ho ricevuto, perché io mi sono bevuto l'alfabeto di Omero, l'alfabeto fenicio, greco fenicio e latino e italo romanzo. Come un bambino si beve la cioccolata, la caramella, e poi sono rimasto deluso. Noi dobbiamo darci un'altra parola. Certo, è molto, molto difficile. Infatti è 40 anni che io sto scrivendo questa trilogia, in cui c'è il travaglio di questo poema, lamento e canto, più pianto che canto, perché però spero di arrivare al momento del canto. E io chiedo a tutti i lettori di Padre Padrone che mi aiutino a fare della casa paterna in cui sono nato una scuola in cui possa insegnare questa parola,
Certo, la scriverò anche, però questa casa in cui sono nato, secondo me, non deve essere venduta, deve rimanere dov'è. Quindi io mi rivolgo ai lettori della terra, praticamente. Se mi volete aiutare, è il momento in cui io devo dire, perché non è una vergogna chiedere e dire, no, se non mi volete dare niente, non datemi ascolto. D'altra parte io non lo sapevo nemmeno di incontrarvi con la lettura di Padre Padrone. Padre Padrone è stato pubblicato, è stato venduto per il mondo, molti lettori io non li conosco, mi scrivono, è una bella gioia questa. Però ecco, se mi potete aiutare, io potrei dare moltissimo ancora, anzi probabilmente tutto quello che devo dare è ancora dentro di me, non riesco ad erogarlo, proprio perché mi mancano le strutture. Tu dici che ormai è acclarata la fine della lingua, è acclarata, sì, la sua inadeguatezza a descrivere la natura, poi l'estrema sintesi è questo. L'estrema sintesi è questo proprio, cioè la natura, diciamo, è lo spirito della natura, perché la natura non è soltanto pietra, certo, elemento chimico, ma è anche la virtù degli elementi chimici, e quindi anche spirito. Ecco, lo spirito nella scrittura che noi abbiamo conosciuto, nonostante Omero abbia volato come l'aquila, anche lui, a detta di Dante, poi, certo, lo sto dicendo io, e nonostante anch'io abbia volato un po', un aquilotto magari, però ai loro tempi la loro lingua era adeguata allo spirito loro, nel senso che allo spirito del tempo, ma dopo Einstein, dopo da questo Galileo, Leonardo, questo non basta più. Non basta più. Abbiamo ben chiaro quello che non è più sufficiente, ma non abbiamo ancora ben chiaro con che cosa lo rimpiazziamo, con che cosa lo sostituiamo. Qual è questa parola nuova? Perché, se ce lo puoi spiegare, sì, tu la definisci e dici finalmente la parola nuova è il vero, finalmente il verbo è elettromagnetico. Io direi che la musa calliope, me la voglio prendere. Fare l'amore con lei sarebbe diventare poeti direttamente. Però attenzione, se Calliope apprenderà l'elettromagnetismo di Faraday, sì, di Maxwell, e quelle equazioni, e tutto quello che Lavoisier ha avuto in testa, e tutti gli scienziati, perché a Calliope anche si deve scientificizzare. Se la musa nostra si scientificizza, allora avremo veramente il poeta elettromagnetico. Quindi la tua parola nuova, anche qui sempre per sintetizzare in maniera estrema, sarebbe Calliope più Faraday, Calliope, bravo, più Maxwell, Calliope più Lavoisier. Però poi gli dobbiamo dare un suono a questa parola. Allora, ma non è facile, sì, così va bene come tu mi stai capendo, e sono felice che tu mi stia seguendo così. Non è detto che, per esempio, Lavoisier potesse poetare, o Einstein stesso potesse poetare. Lui era bravo nelle equazioni sue, certo, però Calliope non si accontenta soltanto della matematica, vuole quella matematica, però c'è, per fortuna nella poesia c'è anche altro, c'è molto cuore, no? C'è un altro flusso che non può essere inventariato dalla matematica. Per esempio Pitagora scriveva i ritmi e anche la musica con la matematica, ma siamo ancora allo stato numerico, però diciamo che qui ci vuole... Per cantare l'elettromagnetismo che Maxwell, Planck e Einstein hanno inventariato nelle formule, per cantarlo in endecasillabi o in esametri omerici, Omero non basterebbe, quello Omero, ce ne vuole un altro. In effetti, le nove parti del discorso, tanto per accorciare, no, economizzare il discorso, sono nove, dicono, no? Poi in effetti
è solo per una comodità, è solo per comodità che si dicono le nove parti del discorso e poi non c'è altro. Però nel verbo c'è molto di più. Bisogna fare la stessa cosa che ha fatto la scienza. La scienza cosa ha fatto? Ha trovato le particelle che non conosceva nel proprio scibile, no? Le ha trovate nella natura. La scienza ha trovato. La poesia, il poeta non deve solo trovare, il poeta deve anche cantare. Cioè Einstein non ha cantato, Einstein ha trovato, non ha creato niente, ha trovato. Eureka, come dice il grande meccanico dell'antichità, che è Archimede. Che era un meccanico anche lui, un grandissimo meccanico. Ma un meccanico è anche Einstein, l'ultimo. E le nove parti del discorso, quindi no, se andiamo a cercare altre particelle, non sono più nove parti, ma saranno tante altre particelle. Particelle, però queste particelle non sono quelle particelle tipo il bosone, quelli li hanno trovati però. Ma nella lingua no, dice questa stessa ma cosa, trovati, siamo fermi alle nove parti. Trovati non vuol dire che li hanno cantati, li hanno trovati. Sì, sapere anche cosa sono è una bella cosa. Però il poeta deve sapere cosa sono e deve anche cantarli. E perché tu non hai detto il verbo e invece del verbo non hai usato, l'aggettivo, il sostantivo, hai usato il verbo? E perché elettromagnetico e non hai detto, per esempio, elettrodinamico? Avrei potuto anche dire questi due sintagmi, diciamo, sì. Come hai detto tu. Però elettromagnetico è molto meglio, perché la luce è elettromagnetica. Mettiamo che la parola fino a Leopardi era bellissima. Ma dopo Lavoisier la scienza ha cambiato tutto. Quindi allora a un certo punto, una musa, quale sono io, ma una musa veramente, non si può accontentare della matematica solamente, se è musa. Deve volare sopra le particelle, vedere cosa c'è dentro, e vederli da tutti i punti di vista. La parola è una delle cose più difficili da offrire, da dare, da diffondere. Bisogna proprio prendere tutto l'alfabeto di nuovo, ricombinarlo completamente di nuovo, particella per particella, rimarranno le parti sicuramente, i verbi, tutto rimarrà. Però il tutto deve essere corroborato, rafforzato dalle particelle, che non sono poche. Non è una cosa. E tu quando hai detto che pensi di pubblicare la trilogia quest'anno? Beh, la trilogia è il prossimo anno. Quest'anno. La prima parte di questa trilogia. Quest'anno uscirei con questa fiaba che è Il fiore della luce. E di cosa parla Il fiore della luce? Ma diciamo che siccome è preparatorio alla trilogia, ma alla nuova parola. Prepara il lettore e gli sta dicendo in una fiaba che in Sardegna, può essere anche nell'Himalaya o da un'altra parte, è nato un monte che dal momento in cui è nato non ha finito mai di crescere. Va bene, io direi che possiamo anche concludere qui con il nostro amico Gavino Led, con il suo impegno a darci. Quindi posso salutare questa trilogia, puoi salutare anche i parenti, no, le pecore australiane, l'umanità, le pecore sarde, animali, gli animali, prima di tutto e poi gli uomini. Io saluterei prima gli animali e poi gli uomini. Prima i cani, poi le alghe, poi tutti gli esseri inanimati e poi gli uomini e poi le donne. E le donne. Beh, le donne, senza le donne non si fa niente. Ecco, quindi anche le donne sono pregate di associarsi alla cooperativa. Che trasformi la casa paterna di padre padrone in scuola. Speriamo per la parola nuova. Ci lasciamo così, sulla parola nuova. Dove? Con Gavino Led. Eccolo.